qui per la seconda parte del video dove vi parlerò di un dupe del profumo Black Opium di Yves Saint Laurent. Il dupe di cui vi sto per parlare è il profumo Gardenia di Zara, un profumo che è nella versione Eau de Parfum, a differenza di molti altri dupe di profumi famosi di Zara che sono in Eau de Toilette. Questo tra l'altro è un Eau de Parfum e secondo me è tra i migliori dupe che Zara abbia mai fatto, proprio perché rispetto agli altri profumi che ha nella sua linea vendita questo è molto ma molto più persistente. È nella versione da 100 ml e questo è il flacone. L'ho trovato davvero molto molto simile a Black Opium e la somiglianza più forte è proprio nelle note di base, nelle note di fondo, che sono praticamente quasi uguali, perché abbiamo il patchouli, abbiamo la vaniglia, abbiamo il cedro e il legno di cashmere. Invece per quanto riguarda le note di testa sono molto differenti, in quanto il profumo Zara ha delle note agrumate in testa, mentre in Black Opium predomina la nota fruttata. Quando spruzzo il profumo di Zara, all'inizio sento queste note speridate, agrumate, che però durano veramente poco. Posso assicurarvi che se ne vanno neanche in mezzo minuto. Poi nel cuore abbiamo sì delle note floreali simili, perché abbiamo in entrambi, sia nel Black Opium che nel profumo di Zara, la nota di gelsomino, che è una nota che veramente predomina e che si sente. A un certo punto, quando il profumo si stabilizza sulla pelle, non si riesce proprio a distinguere l'uno dall'altro. Forse la nota di caffè è leggermente più pronunciata nel Black Opium originale e qui si sente, anche se non è dichiarata nelle note olfattive del profumo. Tra l'altro qui sono anche citate delle note di lampone che non sento assolutamente nel Gardenia, ma la somiglianza tra i due nel momento in cui il profumo si stabilizza sulla pelle è davvero incredibile. C'è veramente un dupe veramente fedele, secondo me, rispetto ad esempio ad altri dupe Zara che io ho, per esempio il dupe di The One di Dolce Gabbana, che tra l'altro è un Eau de Toilette, è molto meno fedele all'originale rispetto a questo, che lo rispecchia veramente tanto tanto tanto. Oltretutto vi devo dire una cosa molto positiva di questo Eau de Parfum di Zara, ed è che ha una durata ottima, addirittura quasi è superiore nella scia, perché quando io lo indosso sento una scia quasi più marcata con questo di Zara rispetto al Black Opium. Quindi la differenza è soprattutto in queste note di testa agrumate nel profumo di Zara, che però spariscono in brevissimo tempo, un forte gelsomino nel cuore in entrambi, note di fondo identiche. Quindi non mi resta che consigliarvelo. Infatti io ho acquistato prima questo profumo qui dell'originale e poi ho voluto averlo anche per farvi la recensione, farla in maniera seria e approfondita, però direi che ne vale veramente la pena, anche perché con 12,50 euro riuscite ad acquistare un profumo da 100 ml, mentre il Black Opium per 100 ml andate a spendere un centinaio di euro. Io ho acquistato, come vi ho fatto vedere, un 30 ml, però anche un 30 ml è abbastanza caro, perché a prezzo pieno, a meno che non lo troviate con qualche sconto, si aggira sui 59 euro. E mi sento davvero di consigliarvi questo dupe, anche perché Zara è una buona azienda spagnola che fa degli ottimi profumi, e spero che questo video possa esservi utile.
Ho deciso di farlo, tra l'altro, anche perché mi è stato richiesto da una di voi ed è un bel po' di tempo che avevo questo video in lista d'attesa perché accolgo le vostre richieste e cerco di rispondervi. E siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video, alla seconda parte di questo video dedicato al dupe di Black Opium. Vi auguro un bellissimo fine settimana. In questo momento è anche abbastanza tardi e io sono anche un po' stanca, quindi mi vado a rilassare e vi auguro un bellissimo fine settimana. Un bacio a tutti voi e ci vediamo. A presto!